Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Federico e oggi vediamo insieme questa bella paletta. Un L70H, nuova di fabbrica e cerchiamo prima di capirla insieme. È una pala media, parliamo di una pala da 13 tonne e mezzo, più o meno in questa configurazione, con motore ovviamente Volvo D6J, stage 5 e una potenza netta di 173 cavalli. Bellissima macchina, al top della tecnologia, al top delle performance. Ora direi di farci un rapido giro e vediamo com'è fatta. Facciamoci un bel giro intorno a questa pala, che è una paletta media, ma all'atto pratico è veramente un jolly. Fa di tutto. Un po' di lavoro gravoso, piazzale. Devo dire che questa macchina all'occorrenza si difende in ogni circostanza. Uno dei tagli più venduti per l'esattezza. Molto molto bella. Le ruote. Ora, questa macchina è gommata Michelin XH2 e più precisamente 20.5 R25. Splendide. Qui vediamo la centralina del grasso. Questa macchina è dotata di un bel sistema di lubrificazione e ingrassaggio automatico. Qui ci sono i controlli per il cofano posteriore, perché vi voglio far vedere il motore. Allora, andiamo qua. E andiamo ad aprire il vano posteriore. Sempre una bella sensazione quando si aprono i cofani posteriori delle pale Volvo, tutti automatizzati. Si ha proprio la sensazione di grande qualità. Vabbè, diciamo basta così. Allora, ora che abbiamo alzato la gonna, si vede un pochino meglio. Motore. Ventola, poi gli scambiatori, eccolo qua, bellissimo. Tutta la parte dello scarico. Come vi dicevo, questo è un motore Volvo D6J, conforme alle normative Stage 5, un motore da 6 cilindri in linea, 6 litri e con la potenza netta di 173 cavalli. Molto molto bello. Come sempre molto ordinato, molto pulito l'interno, l'efficientamento degli spazi, devo dire, splendida. Vediamole con le gonne alzate, in posizione laterale, bellissima. Ok, continuiamo il giro, vi faccio vedere questa macchina alla testata porta attrezzi, eccola qua. Un sistema di sgancio e aggancio comandato direttamente in cabina dall'apposito comando, e più precisamente su questa macchina siamo andati a montare per esigenze del cliente una benna a profilo basso, lunga e larga. Ci si può livellare, caricare i blocchetti e adesso vi faccio vedere come funziona. Estrema semplicità e qualità del sistema di aggancio e sgancio. Qui abbiamo le varie centraline del grasso, sparse un po' per tutto il braccio e le parti più importanti della macchina. Bella, eh? Pure davanti, una vista frontale veramente importante. Ora direi di salire in cabina insieme. Poi cercherò di portarvi, come sempre, l'analisi completa di tutti i comandi che l'operatore ha a disposizione. Bene,
come dicevamo, scaletta. Qui c'è una piccola cassetta porta attrezzi. Andiamo su. Ah, il posto di comando delle pale Volvo. Sempre un'emozione. Come vi dicevo, ve la faccio vedere adesso in una vista d'insieme, poi andremo a fare un video dedicato alla cabina anche di questa macchina. Che spettacolo! E questa è la visuale di cui l'operatore gode quando lavora su questo genere di pale. Meravigliosa. Ora riscendiamo. Eccoci qua. Direi di richiudere il cofano posteriore. Il cofano è praticamente chiuso. Bene, andiamo a richiudere il sovano. Snodo centrale della macchina. Supporti della cabina. Ragazzi, c'è una qualità maniacale nella costruzione di queste pale. Splendide, veramente splendide. Prima di andare via, però, che ne dite per questa volta di vederla lavorare questa piccola bestiolina? Beh, se la risposta è sì, continuate a seguirci e venite con me. I don't keep